Buongiorno Silvana, eccoci, ci ritroviamo per un'altra conversazione. Io ho sotto mano un libro di Silvio Gesell e nelle prime pagine c'è scritto la certezza che la soluzione della questione sociale non risiede nella proprietà dei mezzi di produzione come crede Marx. Cioè, c'è la certezza che appunto la soluzione della questione sociale non risiede nella proprietà dei mezzi di produzione, come invece sosteneva Marx. Tu che cosa dici in proposito? Definiamo la questione sociale. Qual è la questione sociale? La sperequazione. La sperequazione tra i ricchi e i poveri. La lacuna che si va sempre più allargando tra queste due classi di persone. C'è un libro impressionante di Benjamin Disraeli, primo ministro della regina Vittoria nel secolo XIX, che scrisse tre libri di questioni, tre romanzi con sfondo politico. Uno di questi è Sibyl, e c'è un dialogo tra un certo Egremont, non meglio definito, e un'altra persona che è uno che lo interpella, e il dialogo va così: dice, ditene quel che volete, ma la nostra regina governa sulla nazione più grande e più importante del mondo. E quello gli fa, Egremont dice questo, e l'altro gli fa, dice, su una nazione, dice no, dice governa su due nazioni tra le quali non c'è né contatto né maniera, nella stessa maniera di vivere. Alcuni non si nutrono dello stesso cibo, non leggono gli stessi libri, non hanno le stesse abitudini. Questa, cosa volete dire? Disse Egremont esitando, e la risposta, i ricchi e i poveri. Effettivamente nella Inghilterra della regina Vittoria si era arrivati a una sperequazione veramente allucinante. In quegli stessi anni, 1864, un professore di Oxford che si chiamava Edwin Thorold Rogers, 1823-1890, aveva scritto un libro con una tesi economica in cui dimostrava che l'Inghilterra dei suoi tempi, cioè l'Inghilterra di Vittoria, era stata lasciata più povera alla morte di quanto l'avesse trovata all'accessione da tutti i sovrani, da Enrico IV, cioè nel secolo XVI, fino a Vittoria. Il professore Rogers pubblicò il libro e come compenso si vide espulso dalla facoltà di Oxford. Non gli fu più permesso di insegnare, avendo trovato e dimostrato, cifre alla mano, questa gran verità. L'Inghilterra si era impoverita al punto che nel secolo XIX un lavoratore medio non potesse più permettersi un piatto di carne all'anno. Benjamin Disraeli era conscio di questa situazione. Questa era la questione sociale, fondamentalmente, che non esisteva ai tempi dell'Inghilterra cattolica di prima di Enrico VIII e non esisteva nei paesi della cristianità prima della rivoluzione. Il pauperismo venne con la rivoluzione e venne precisamente non con la maldistribuzione. Con la rivoluzione inglese? Tutte le rivoluzioni. Tutte le rivoluzioni. Non esiste una rivoluzione inglese, una francese e una americana. Esiste una rivoluzione con episodi in Inghilterra, in Francia, in Italia e in altri paesi d'Europa. La rivoluzione è una. Anche quella russa è una. È inutile dargli aggettivi perché sono fuorvianti, sono depistanti. E a questo punto bisogna chiedersi qual è la causa di questa sperequazione. Che oggi in certi paesi è allucinante, in Kenya dove vivo io, la differenza tra il salario di una persona, di uno che lavora da impiegato e di uno dei ricconi è di 600 a 1. Cioè, alcuni vivono da pascià, con più di, c'è un professore, c'è un medico che arriva al suo studio con una macchina diversa ogni giorno. Si può permettere una macchina diversa per ogni giorno della settimana.
e accanto c'è uno che appena ce la fa a sbarcare il lunario con il salario di sussistenza o con quello che può racimolare facendo quello che può. Questa è la situazione, la questione sociale. Ma ora qual è l'origine di questa questione sociale? Perché è assurdo che ci debba sempre essere una parte della popolazione che vive in povertà o in indigenza e una parte che vive scialando. Per questo Henry George, che precedette Gesell di una generazione, scrisse un libro ancora in stampa dopo 125 anni e che ha venduto più di tutte le opere di Marx messe insieme, che si chiama Progresso e Povertà, pubblicato per la prima volta nel 1879, ancora in stampa. Un libro epocale, insomma, che però le facoltà di economia si ostinano nel misconoscere. Non l'hanno mai visto. Henry George mise il dito sulla piaga della questione fondiaria, cioè della sperequazione nella terra. Ed è questo di cui ci occuperemo oggi. Quella monetaria l'abbiamo già vista. Sì. Il punto chiave è questo, il punto di base è questo. Può un uomo, un mortale, essere proprietario della terra che è fondamentalmente immortale? Prima di rispondere, analizziamo. Quando può un uomo dichiararsi proprietario di qualcosa? Dice il diritto che ci sono tre condizioni per poter dire questo è mio, da parte di chi lo dice. Questo è mio se l'ho fatto io, uno. Se ho costruito qualcosa, se ho fatto io, è mio. Quindi quando lo fa? Due, quando scambia per qualche cosa che ha fatto lui, quindi lo prende da un altro. E tre, quando la cosa è res nullius, cioè non appartiene a nessuno, perché è stata abbandonata o lasciata, la proprietà non si conosce, e là per terra questo se ne appropria ed è sua. La terra rientra in una di queste tre condizioni? Vediamo e stiamo attenti, perché qui c'è una considerazione filosofica di base. La terra non è un manufatto umano, quindi non la si fa. La si trova alla nascita e la si abbandona alla morte, volenti o nolenti, ma non la si fa. È immortale, come abbiamo detto prima. Secondo, scambiandola con qualche altra cosa, con un'altra persona, non si risolve il problema, si trasferisce a un'altra parte. Quindi bisogna risalire all'origine del titolo di proprietà. E qui c'è un fattore interessante. All'origine di ogni titolo di proprietà, in qualunque parte del mondo, lo si guardi dove si guardi, c'è sempre un atto di violenza fisica, alla volte morale, ma di violenza. C'è un assassinio, c'è una espulsione violenta di un popolo da parte di un altro, c'è l'inganno, c'è una cattiva legge, ma sempre un atto di violenza. Questo è un fatto importante. Ma è parte della seconda soluzione. Terzo, la terra è res nullius? Si potrebbe rispondere, è certo, perché se non l'occupo nessuno, io vado e la occupo, quindi è di nessuno. Ma questa non è la questione. La questione è la terra è res o è qualche altra cosa. Qui vengono in aiuto le categorie di Aristotele. La terra non è res, non è una cosa, una sostanza, è un locus, meglio un situs, un ordine di luoghi in un tutto. Quindi, perché la definizione di res qual è? Scusa. È la definizione di res che è un oggetto che ha una sostanza con dimensioni, con forma e colore. Ma la terra non è una sostanza, la terra è un posto, è un luogo. Non la terra, il pezzo di terra. Quello che è una sostanza, posto dove, è la terra come globo, il pianeta, quello sì, il pianeta è res. Ed effettivamente è nullius. Perché è circoscritta in qualche modo. Beh, è circoscritta perché è una cosa, è una cosa. È definibile o non definibile in quei termini. Ed è allo stesso tempo nullius e omnium, cioè appartiene a tutti e a nessuno.
perché l'uomo ha il diritto di insediarsi dove meglio crede per le sue condizioni personali. Che questo diritto venga negato oggi, e viene negato praticamente da tutti gli stati del mondo, a meno di non avere il pizzino di carta che ti autorizzi, e la licenza, il timbro, il tavolo, la burocrazia, tu non sei libero di insediarti dove vuoi, sei libero di insediarti dove puoi a certe condizioni. Questa è la situazione. Ma la terra come pianeta effettivamente è res nullius. Il pezzo di terra come posto dove insediare non lo è. E quindi nella natura delle cose può essere occupato da chi temporaneamente è nato un certo giorno e morirà in un altro, ma non posseduto, non in proprietà. Quindi la proprietà della terra è innaturale. Questo è un punto che non si capisce neanche oggi. Ed è un punto che capì e che capirono questi due grandi dell'economia, anche senza essere economisti, che si chiamarono Henry George, americano, e Silvio Wessel, tedesco. 100 anni fa. Silvio Wessel morì nel 1930, quindi 80 e passa anni fa. Lo capirono e scrissero. E il punto è che leggendo i loro libri si arriva a una messa di posizione irrefragabile, per chi non conosce il termine, alla quale non si può rispondere, non si può impugnare quello che dicono. Quindi onestà intellettuale vuole che si debba accettare quello che dicono. Negarlo sarebbe intellettualmente disonesto. Questo lo dico per quello che riguarda me. Se c'è qualcuno che è in grado di impugnare o di negare o di contestare quello che dicono le sale giorni, lo faccio e me lo faccio sapere, e se ci riesci io lo accetterò. Che cosa rende inoppugnabile quello che dice? L'argomento di per sé. Di che serve? L'argomento di Giorgio. Sono poi lo stesso argomento. Che è quello che dicevi prima, che cioè essendo l'essere umano. Che la possessione della terra con improprietà è innaturale e quindi immorale. Ora, storicamente questo lo si sa anche dalle abitudini dei popoli, dai tempi primitivi fino ad oggi. Il titolo di proprietà non è eterno. Non c'era titolo di proprietà tra i persiani, tra i greci, tra i popoli antichi, i babilonesi e sta gente qui, la terra, e poi meno ancora nei paesi africani, nei paesi del sud-est asiatico, in tutti questi posti non c'erano titoli di proprietà. C'erano i domani, possessioni comuni, dove la gente coltivava tanto a lungo quanto glielo permettessero le sue condizioni personali, ma che poi doveva lasciare e la terra passava a un altro. Ma era sempre una proprietà collettiva, era la collettività che garantiva la proprietà della terra. Quindi era quello che si chiama possesso, in sostanza. Quello che si chiama non possesso. Proprietà. Non proprietà, ma possesso. Due concetti, esatto, diversi, completamente, esatto, diversi, certo. Esattamente. Bene. Allora, da qui passiamo alla natura del titolo di proprietà e vediamo le conseguenze pratiche, storiche, che il titolo di proprietà ha portato a tutte quelle nazioni, istituzioni, eccetera, che lo hanno adottato. La prima di tutte è la Chiesa Cattolica, che infatti fu la sua gerarchia a inventare il titolo di proprietà come lo conosciamo oggi. Questo lo dice Paul Johnson, non solo lo dice, ma lo esalta e lo loda alle stelle, in un libro recente che ha pubblicato recentemente. Ma questo a partire da quale periodo? A partire da quando, dopo la cristianizzazione dell'impero di Teodosio, cominciarono a fioccare le donazioni di terre da parte dei fedeli. Sì, sì, sì. Cosa fecero i fedeli? Cominciarono a donare terre, basandosi sul diritto romano, che era il diritto ius utendi et ab utendi, cioè uno poteva fare quello che voleva con la sua proprietà. Il diritto feudale, che seguì al diritto romano, modificò questo ius utendi et ab utendi per i signori feudali, ma non per la Chiesa. La Chiesa mantenne il diritto, però la Chiesa era la Chiesa, ma non era la Chiesa, era la gerarchia della Chiesa, vescovi, preti, clero. La Chiesa mantenne questa proprietà indipendente dal diritto feudale, ma era una proprietà benevola, nel senso che la rendita dei terreni andava a finire nei servizi sociali, e quindi durante i secoli della cristianità si poteva andare a scuola, si poteva andare in ospedale, si poteva andare in albergo, si poteva
usufruire di quei servizi gratis et amore dei, effettivamente erano elargiti sotto questo titolo, parzialmente deviata verso questi servizi, e quindi la gente stava discretamente bene, però non era libera. Non è, chi erano liberi erano i proprietari, le grandi abbazie, i grandi monasteri, eccetera. I signori feudali avevano, il diritto feudale aveva introdotto il principio del do ut des, che consisteva nel in certi privilegi che i signori feudali usufruivano, di cui i signori feudali, in cambio di servizi che rendevano. E mentre i servizi sociali venivano espletati dalle proprietà della Chiesa, i servizi di amministrazione e di difesa venivano espletati dai signori secolari. E quindi dovevano mantenere, per esempio, un corpo di armati durante 2 mesi all'anno a proprie spese. E dovevano mantenere gli stipendi dei giudici, degli amministratori, dei burocrati che si occupassero della questione dell'amministrazione locale. E mentre invece il seno della gleba, come si chiamava allora, doveva semplicemente impegnarsi a produrre per nutrire tutta questa gente. Quante tasse pagava il seno della gleba? Pagava circa 4 settimane di lavoro, in termini di annona, cioè in termini di prodotti agricoli che lui passava al signore perché poi nutrisse i burocrati, gli armati, eccetera. 4 settimane in un anno? 4 settimane in un anno. Quindi era un dodicesimo? Un dodicesimo. Questa era la tassa che pagava il servo della gleba. Però non si poteva allontanare dalla proprietà, non aveva libertà di movimento. In cima a questo lui passava altre 12 settimane per i suoi benefici, per vivere, vestirsi, eccetera. Altre 4 settimane passavano per gli extra, per quello che potevano essere i lussi, come il prosciutto, come questa roba qui, e poi tutto il resto erano tempi di spasso, di leisure, di come si chiama? Rosia. Hobby, spazio, cioè, tempo libero. Che consisteva nel costruire cattedrali, nel costruire edifici di culto e poi nel fare oggetti di uso comune, di uso giornaliero, però non fatti come li fanno oggi con 4 pezzi di legno, cioè, ma scolpiti intagliati, eccetera, che oggi fanno una bella mostra di sé nei musei, ma che una volta erano oggetti di uso comune. Ecco come si passava il tempo nella cristianità. Quindi non si giocava a carte? Non si giocava, beh, se si giocava a carte lo si faceva, ma sempre. Non era un passatempo. Si facevano cose utili da tenere. Il titolo di proprietà ecclesiastica invece rinase. E cosa avvenne con quel titolo di proprietà? Quello che denuncia Rosmini nelle sue 5 piaghe, infatti è la 5ª piaga, che l'intero di proprietà spaccò il clero in 2, l'alto clero e il basso clero. Chi era l'alto clero? Quello che viveva di rendita, che si poteva permettere i lussi, andare a caccia, fare questo, fare quello, veramente faceva i suoi doveri ecclesiastici, perché non ce n'era bisogno, questo gli faceva il basso clero. E di che viveva il basso clero? Nel migliore dei casi di elemosine, quando gliele davano i fedeli, e nel peggiore di intrallazzi di vario tipo, che poi conducevano alla corruzione del prete o di chi fosse. Ma era una situazione di equilibrio instabile, che poteva solamente durare fino a quando i sovrani e la gente al potere obbediva la legge del Vangelo, come lo obbedivano i preti, come lo obbediva la gente normale. Quando questo cominciò a traballare... Ma che periodo parliamo, scusa Silvano? Parliamo di prima del XIII secolo. Ah, prima del XIII secolo. Quando questo cominciò a traballare, precisamente nel XIII secolo in poi, cominciò a traballare tutta la baracca, però non si videro i risultati per un poco. E quello che si vide fu che i proprietari terrieri ecclesiastici
cominciarono le proprietà del diede ecclesiastico cominciarono ad essere viste con occhio di ingordigia da parte dei signori secolari, i quali per ottenerle facevano ordinare come vescovi gente indegna, che non aveva per niente la vocazione ecclesiastica. Perché? Per ottenere la rendita di un certo territorio. Questa fu la grande questione delle investiture, che si risolse nel XII secolo finalmente, con nel 222 mi sembra, con un trattato di, non mi ricordo, trattato di Worms, non mi ricordo il nome, ma fu la questione delle investiture. Le cose continuarono fino al secolo XVI e quando l'ingordigia e l'imprudenza di Enrico VIII fece vedere le proprietà ecclesiastiche come occasioni di entrate pubbliche, entrate nell'erario a spese dei monasteri e delle abbazie. Quello che impressiona leggendo questa storia, che non si legge nei libri di storia scritti da cattolici ma da protestanti, come fu William Cobbett, che visse ai primi agli ultimi del secolo XVIII e primi del XIX, è che tutta una struttura elevata durante il corso di 1000 anni da 900 monasteri e 10.000 monaci religiosi venisse distrutta nel corso di soli 3 anni da Enrico VIII e dal suo scagnozzo che si chiamava Thomas Cranmer, che poi andò a finire decapitato dallo stesso Enrico VIII, ma che gli servì durante questi 3 anni come arraffatore e distruttore dei monasteri inglesi, le cui rovine si possono vedere ancora oggi, magnifiche rovine, che mostrano un'opulenza incredibile, insospettabile in queste strutture, ma sono oggi rovine isolate dentro delle proprietà immense dei terratenenti che poi accaparrarono. Enrico VIII, invece di usare la rendita dei terreni per la corona, che gli avrebbe portato effettivamente delle entrate regolari, le vendette ai grandi, ricchi, opulenti, con denaro che aveva attorno. E quando questi signori si resero conto che vivevano benissimo di rendita, la prima cosa che fecero fu sbarazzarsi dei servizi sociali. Ed entrò il poverismo, ed entrò la povertà, ed entrò la discrepanza, ed entrò la sperequazione dai ricchi e poveri in Inghilterra. Quello stesso fenomeno, quella stessa causa, ha gli stessi effetti dovunque. Ancora oggi causa gli stessi effetti, ma la gente non se ne accorge neanche, perché ha perduto tutto il concetto di quello che è la proprietà, che effettivamente non ha mai gioito di questo... E non ha mai visto un modello del genere. Non l'ha mai visto. Certo. Allora, la riforma protestante, fu proprio questo, come dice Ilario Belloc, fu un caso di arraffa terra qui e là e dappertutto. La questione religiosa aveva un'importanza minima, però i ricchi che avevano acchiappato le terre della Chiesa si fecero protestanti per non essere costretti dal Papa a restituirle, perché anche il Papa e anche la gerarchia cattolica non capiva l'importanza della questione fondiaria, non capiva che la Chiesa e i religiosi, gli ordini religiosi, cioè, e il Papa stesso non avevano bisogno di terra, non ce n'era bisogno. Quindi tu dici che fu un errore? Fu un errore gravissimo che ci riportiamo ancora oggi. Quando Arnaldo da Brescia nel secolo XII accusava i cardinali e i papi di essere dei ladri e dei disonesti e dei truffatori, aveva ragione fondamentalmente, però lo si condannò per eresia. La Canonessa non era eretico, non impugnò mai il credo cattolico, ma semplicemente diceva delle grandi verità che allora bruciavano, scottavano e bisognava toglierlo di mezzo. E il Papa fece uso di Federico Barbarossa per eliminare Arnaldo da Brescia. E la questione si protrasse per secoli fino a quando non fu risolta, come si sa bene, quel 20 settembre del 1870 in cui si credette che la catastrofe si fosse abbattuta sulla Chiesa e tanta gente si andò a far ammazzare per il Papa Re,
re di una corona che non avrebbe mai dovuto uccidere, perché il comando divino è chiarissimo, a Cesare quel che è di Cesare. E la Chiesa si era accaparrata quello re di Cesare dal tempo di Enrico IV di Canossa, quello di Canossa. E quindi quando la Chiesa perse, quando il papato, non la Chiesa, il papato, quella parola non bisognerebbe mai usarla, sì, quando il papato perse qualcosa, i beni temporali, fu un beneficio enorme, perché tutti quei preti che facevano da burocrati e da ufficiali di Stato andavano a fare i preti, e ricominciò una nuova ondata di evangelizzazione in Africa, in America e in altri posti, e perché cominciavano adesso a fare veramente i preti. Quindi nella storia della Chiesa e nella storia del papato, nella storia del clero, la questione fondiaria emerge imperiosa, e la sua soluzione era quella precisamente di non avere titoli di proprietà, ma altri titoli, titoli di occupazione che avrebbero fatto servire gli interessi non solo del clero ma anche del popolo, e invece non lo fecero mai. Questa era la situazione. Tu mi hai parlato di una famosa lettera che Henry George scrisse a Leone XIII. Esattamente. Quando Leone XIII emise la Re Novara, che fu nel maggio del 1891, Henry George, che stava scrivendo il suo trattato di economia politica, tolse mano dal trattato per scrivere una lettera a Papa Leone di 100 pagine, mostrando a Papa Leone che la sua enciclica, mantenendo il principio di proprietà della terra, non avrebbe risolto la questione sociale nella minima parte. E così è stato. La questione sociale è oggi molto peggio di quello che era ai tempi di Leone XIII. Quella lettera, 100 pagine, fu tradotta in italiano e fatta leggere al Papa, ma non è mai apparsa, che io sappia, né nei libri di testo né in qualche altro documento. Ci deve essere. Quella traduzione forse è reperibile negli archivi vaticani. Per chi voglia, per chi abbia il tempo e la voglia di cercarla, dovrebbe essere lì. Ma certo, una lettera impressionante. Henry George non era cattolico, ma era rispettosissimo dalla persona del Papa, che chiama Sua Santità e che saluta alla fine della lettera con una rispettosissima formula usata da lui, cioè che a mani nelle 100 pagine denuncia tutti gli errori che la sperequazione fondiaria, che la proprietà della terra aveva portato, e l'aveva predetto chiaramente che non avrebbe mai risolta, e così è stato. Ma tu dici che non c'è in italiano, ma mi pare che mi dicevi che c'è in inglese. Deve essere negli archivi vaticani, sicuramente c'è. Ma circola in inglese da qualche parte? Ah, in inglese c'è, io ce l'ho nell'originale inglese, è stampata dalla fondazione Schalkenbach di New York, che si dedica a produrre, lasciare sempre in stampa le opere di Henry George. Ora, altri esempi ci mostrano come la questione fondiaria la si può trovare, la si può rivedere in qualsiasi libro, di qualsiasi luogo e paese e periodo, ma non esplicitamente. La legge tra le righe solo chi già è al tanto di essa. E il lettore attento si accorge della questione fondiaria senza che il libro lo dica specificamente che si tratta della questione fondiaria. E farò altri due esempi per mostrare cosa voglio dire. Due esempi che vengono da due parti del mondo completamente distinte. Una è la federazione polacco-lituana, Lituania, che fu in esistenza dal XIV al XVII secolo, e l'altra è l'impero bizantino. Completamente dall'altro lato del mondo cristiano, che risolse la questione fondiaria in altra maniera. Cominciamo con i polacchi. Cominciamo con i bizantini, che erano più antichi. I bizantini erano eredi dell'impero romano, infatti ancora oggi loro si chiamano l'impero romano di Oriente. E fino a Giustiniano, cioè fino ai primi del VI secolo, il diritto di proprietà era quello dell'impero romano, cioè il diritto utendi ed abutendi. Naturalmente questo diritto porta sempre alla guerra. Che maniera? Perché difendere una proprietà, un titolo di proprietà, vale tanto quanto vale la forza fisica con cui si può difenderlo, non vale più, non vale meno. Se tu hai una forza fisica tua,
cioè un esercito proprio, lo difendi così, se no deve essere lo Stato a difenderlo per te. Se questa difesa manca, il titolo tuo non vale niente, non vale il valore del pezzo di carta su cui è scritto. Delle guerre gotiche di Giustiniano, guerre gotiche condotte specialmente in Italia e in Africa per recuperare quello che era stato perduto ad opera dei barbari, dei vandali, eccetera, l'impero bizantino era stato spopolato drasticamente, milioni di persone erano morte e non c'era popolazione sufficiente per mandare avanti la baracca economicamente. Quindi i successori di Giustiniano si trovavano in questa posizione debole e l'impero difficile da difendere, fino all'arrivo degli Eraclidi. Eraclio prese il potere a Bisanzio nel 610, quindi siamo ai primi del VII secolo. E lui e i suoi successori riformarono, fece una riforma amministrativa di carattere epocale, cioè si liberarono del sistema romano antico e costruirono un sistema ad hoc, fatto per le condizioni specifiche dell'impero. E questi erano i temata, singolare tema. Cos'era un tema? Era un'unità territoriale, fiscale, militare, amministrativa, fatta di immigrati specialmente dalle culture dai paesi slavi. Il che vuol dire, tra le altre cose, che i greci di oggi non sono discendenti di Achille, Platone, Aristotele, ma sono discendenti di questi. Non lo dite perché si offendono, ma è la verità. Ma questo comunque è incidentale, non ha molta importanza. Il fatto è che quei popoli erano lavoratori, imprenditori, onesti e soprattutto combattivi. Per cui quando l'impero entrava in guerra, ogni tema mandava il suo esercito. E questa gente combatteva per la propria casa, per il proprio focolare, per il proprio pezzo di terra, che non possedeva ma che aveva in comune con gli altri membri dello stesso tema. E quindi per quattro secoli, dal VII all'XI, l'impero bizantino fu invincibile su tutti i campi di battaglia. Certo, una delle mutilazioni morali dei forti. Con l'XI secolo arrivarono gli imperatori che in una maniera o un'altra tornarono al sistema del latifondo e al sistema della proprietà, della grande proprietà privata. E cominciò il declino. Declino che si concluse poi con la sconfitta, con la doppia sconfitta di Bari e Manzikert, tutte e due nel 1071, e dopo 16 anni venne lo scisma di Oriente, il quale ancora oggi divide la cristianità in due, e poi i turchi, prima i Selgiucchi e poi gli Ottomani, occuparono poco a poco l'Anatolia e poi Costantinopoli e Cianamica. Quindi è stato così, è così come la questione fondiaria effettivamente influenzò la storia bizantina. Adesso passiamo ai polacchi, questo è più divertente ancora. Pochi sanno che a metà del XVII secolo, lo stesso anno di Westfalia, 1648, lo stato più grande di Europa in termini di estensione territoriale fosse proprio la federazione polacco-lituana, che si chiama Rzeczpospolita Polska. Non so, non garantisco la pronuncia perché non conosco il polacco, ma si estendeva dal Mar Baltico al Mar Nero, con una superficie territoriale di 770.000 km². Per farci un'idea, la penisola iberica, Irlanda e Islanda messe insieme. Ora, quando si estende un paese così, in una zona tanto eterogenea quanto l'Europa, succede inevitabilmente che facevano parte della Rzeczpospolita popoli che non erano affatto né polacchi né lituani, ed erano i cosacchi dell'Ucraina, ed erano i tartari della Crimea, ed erano i bielorussi, che né parlavano polacco né erano cattolici, erano di religione o ortodossa o musulmana. Come si estendeva la federazione polacco-lituana? Arraffando terre. Era fatta effettivamente, era un governo di terratenenti, di latifondisti, che la cui sola preoccupazione era proteggere la loro proprietà da altri attacchi.
Quindi avevano sviluppato un sistema politico politicamente assurdo che non favoriva gli interessi del popolo in nessuna maniera. C'era per esempio l'istituto del liberum veto, come lo chiamavano loro. Il liberum veto era la prerogativa di qualunque di questi terratenenti latifondisti di mettere il veto su un qualsiasi progetto di legge che influenzasse le sue tenute personali. E a poco, prendendo terreno, alcuni di questi terratenenti avevano tenute delle dimensioni della Svizzera. C'era una tenuta di 40.000 km quadrati, ce n'erano altre di 50.000, tanto come i Paesi Bassi, eccetera. Come si può mantenere una tenuta del genere? Semplicemente con un esercito che te la difende. E loro credevano che l'esercito della federazione fosse in grado di fare questo. Ora, tenuta vuol dire rendita. E un'altra conseguenza, una conseguenza immediata della proprietà terriera è una che allontana il margine di coltivazione sempre più lontano dalle zone di consumo, perché i terreni più vicini alle zone di consumo vengono usati per altri scopi e quindi deprime gli salari di chi lavora la terra. Inevitabilmente, sembra la stessa cosa. Questo è il primo effetto. Ma per altri scopi quali, per esempio? Costruire. Ah, ecco, sì. L'estensione certamente, no? Certo. Lo sviluppo urbano, certo. Lo sviluppo urbano spinge, sì. Utilizza l'utilizzo, certo. Questo è il primo scopo. Poi i proprietari devono, un'altra conseguenza che è la più grave di tutte è che ristabilisce necessariamente l'istituto della schiavitù. Anche se non lo si chiama così, perché chi lavora la terra, chi possiede un pezzo di terra e la vuole lavorare su lui stesso, sa che se vuole che altri lo vengano a aiutare, non può pagare il salario che paga se stesso, non può pagare salari alti perché la cosa non conviene, deve necessariamente deprimere il salario di chi lavora per lui. E allo stesso tempo, se lascia terra incoltivata che altri vogliono affittare, aumenta il canone d'affitto fino al limite possibile per ottenere il massimo di rendita dal terreno. Per di più, lascia deliberatamente larghe estensioni di terreno non coltivate, non perché sia pigro o per altri motivi, ma perché facendo così chi lavora deve o impiegarsi da lui o affittare terreni da lui. Quindi, e la cosa è deliberata per deprimere le prestazioni, i salari di chi lavora. Questa è la situazione, e fu la situazione effettivamente nella federazione polacco-lituana. Chi pagava l'affitto, chi pagava la rendita e chi la coltivava? Chi la esigeva la rendita? Uno stuolo infinito di esattori di imposte 100% giudei, che vivevano di questo e che naturalmente non convogliavano tutto il ricavato al terratenente, alcuni lo tenevano lo stessi per i loro stipendi legittimi e illegittimi, non si. E quelli che venivano tartassati da questo sistema non ne potevano più. Ora la cosa si espanse fino a influenzare la parte non polacca della federazione, la quale aveva il 60% della popolazione, cioè una proporzione pericolosa, perché la maggioranza non erano né polacchi né lituani. E lo hetman dei cosacchi del tempo, che si chiamava Bogdan Chmielnitsky, aveva una proprietà sua, aveva una proprietà terriera, ma uno dei latifondisti polacchi, con uno stratagemma e con l'aiuto di un Giorgetto Sabileschi, che era un esattore giudeo, riuscì a deprimerlo, a privarlo della proprietà. E in cima a questo, non so come, non ho mai letto i dettagli, lo privò anche della moglie, gli tolse anche la donna. Questo andò in bestia, naturalmente, però tentò prima le vie legali.
e andò dal re di Polonia personalmente due volte per ricevere giustizia. Ma tutti gli altri terratenenti non la permisero, perché se il re gli avesse fatto giustizia avrebbe infranto i loro privilegi territoriali. Creato un precedente. Per cui Khmelnytskyj tornò al suo paese, si alleò con i tartari della Crimea e sfidò l'esercito litovano-polacco in battaglia aperta, il campo aperto, e lo sconfisse due volte lo stesso mese di maggio del 1648. I polacchi se lo ricordano ancora e lo chiamano il Diluvio. E naturalmente si vide immediatamente, quando sconfisse non fu contento, cominciò ad andare in giro facendo massacro su massacro di giudei e di quelli che gli si opponevano, e espellendo i gesuiti che tentavano di convertirli alla fede cattolica da quella ortodossa. Quanti giudei morirono sotto questi massacri? Due fonti, tutte e due giudaiche, danno due cifre completamente diverse. Heinrich Graetz, lo storiografo del giudaismo, dice 100.000, dalla cifra di 100.000. L'enciclopedia giudaica più moderna moltiplica la cifra per 3, da 300.000. Evidentemente non possono avere ragione tutte e due. Possono aver torto tutte e due, o uno può avere ragione e l'altro può aver torto, ma io non sono entrato in dettagli, non mi interessa saperlo. So che centinaia di migliaia di giudei furono massacrati da Khmelnytskyj e le sue truppe ribelli. Passò un altro secolo e si arrivò verso la fine del XVIII, quando la Russia e la Prussia si accorsero che la Federazione Polacca era un gigante coi piedi d'argilla. E allora nel 1783 entrarono due eserciti, uno russo e uno prussiano, incontrando praticamente una resistenza nulla da parte dell'esercito federale, e la Polonia sparì dalla tratta geografica europea. 15 anni dopo si aggiunsero gli austriaci e si divisero la Polonia in tre. E rimase divisa fino al Trattato di Versailles nel 1919, cioè 130 anni, 140 anni dopo. Così finì la questione fondiaria nell'Europa del secolo XVII-XVIII. E così sparì un paese intero per volere arraffare più di quello che poteva usare. Ma la cosa non finisce lì. Io ho vissuto un episodio di questa stessa natura in Kenya 5 anni fa, no, 7 anni fa. Nel 2007 ci fu un'elezione. Cos'era successo? Era successo che 40 anni prima il primo presidente della nuova nazione, che poi non è una nazione, è uno stato multinazionale, se vogliamo usare termini più precisi, aveva dato titoli di proprietà a gente della sua nazione, che volgarmente si chiama tribù, però che è veramente nazione, in terre di altre nazioni. E questi si erano insediati là e avevano fatto fortuna sotto la protezione dell'esercito nazionale, l'esercito ufficiale. Quando è arrivato il 2007 è stata un'elezione fraudolenta. E quando si è scoperto che l'elezione era fraudolenta, che era stata truccata, gli abitanti di quella zona dove si erano insediati tutti questi si ribellarono e cominciarono a espellerli e a massacrarli con abbandono. Il risultato fu 1.300 morti rimasti sul campo e 300.000 senza tetto e senza fissa dimora, senza terra, senza niente, ma tutti con titolo di proprietà. Ognuno ha il suo bel titolo di proprietà che può guardare, ammirare, mangiare della buona, ma non usare, perché non ha più accesso alla terra che lo garantiva. Perché l'esercito o il potere politico si è disinteressato della faccenda, non può proteggere quel titolo di proprietà. Nel Kenya il titolo di proprietà venne introdotto dai britannici al tempo della colonia, per favorire loro stessi, evidentemente, ognuno. Però all'indipendenza la maggioranza di costoro se ne andò e lo lasciò ai locali, i quali lo hanno usato esattamente come è stato sempre usato,
per massimizzare la rendita e per diminuire il salario di chi ci lavora. Quindi ci hanno proprietà immense ma non usate, e la gente che vuole lavorare deve sottomettersi a salari da fame o salari da poco, insomma, no? Lo stesso titolo, la stessa causa che produce gli stessi effetti. Non passa settimana, si registri un fatto di sangue dovuto a questioni fondiarie. Lo so perché lo vedo. Ogni settimana c'è qualcuno che ammazza qualcun altro, talvolta dentro la stessa famiglia. Un padre che ammazza un figlio, una moglie che ammazza un marito, per questioni fondiarie. 2500 km a sud del Kenya, in Africa, in Zambia. Cosa hanno fatto in Zambia? 40 anni fa, nel 75, il presidente di allora abolì tutti i titoli di proprietà e chiuse tutte le agenzie di trasferimento di terra. E fece sì che chi voleva terra si doveva rivolgere, ancora oggi, si deve rivolgere all'ufficio del presidente. L'ufficio del presidente non è una stanza dove il presidente ha un tavolo o un computer, ma è un ministero. Un ministero che si chiama ufficio del presidente. Da quello dipendono i titoli di occupazione, non di proprietà. Quindi non di proprietà. Occupazione. Quindi tu vai all'ufficio del presidente, dici che vuoi quella terra non è occupata da, te la danno e ti promettono di proteggerla in cambio di una somma da patteggiare. Bene, cosa si nota in Zambia, la differenza tra Lusaka, capitale dello Zambia, e Nairobi, capitale del Kenya? Il senso di spazio. A Lusaka c'è un senso di spazio che in Nairobi non c'è. In Nairobi tutti gli edifici sono più accollati l'uno all'altro, così. In Zambia sono più spazi, ognuno ha un'ampia area per parcheggio. Il parcheggio non si paga in Zambia. In Nairobi ti estorcono denaro quando metti la macchina qui o lì o là. Le strade. In Zambia sono tutte a doppia carreggiata dentro la città, con riserve di strada da 60 ai 100 metri di larghezza, non ci sono ingorghi di traffico, non ci sono grattacieli eccetto per gli edifici pubblici, ma tutti a distanza l'uno dall'altro, ma ogni privato ha la sua villetta, la sua casa con giardino attorno, non c'è problema e soprattutto non c'è spargimento di sangue. In 40 anni non una goccia di sangue si è sparsa in quel paese. Perché è stata risolta la questione. Certo, perché la terra è occupabile, non può essere di proprietà. Non può essere di proprietà. Curiosamente, in Zambia stesso. È lo Stato che amministra. Che amministra. In Zambia stesso, quei coloni bianchi espulsi da Zimbabwe, da Mugabe, 120 di costoro hanno trovato terra in Zambia. Non sono andati via dall'Africa, stanno ancora lì. Ma adesso pagano quello che sia, un affitto, non so. E sono ancora lì e fanno fortuna e coltivano lo stesso che coltivavano prima, tabacco e altra roba così, e sono lì. Ma in Kenya stesso, dove c'è il titolo di proprietà, c'è gente che vive senza il titolo di proprietà, e ci sono 12 o 15, non so, coloni bianchi che hanno e coltivano terre, però senza titolo di proprietà. Cosa fanno? Vanno dai Masai, che sono i guerrieri che controllano un certo pezzo di terra, e dice: ci affittate questo pezzo di terra, noi vi diamo tanto. Fanno il contratto, è tranquilli, non succede niente. E non c'è bisogno di un pezzo di carta garantito da chissà chi, che poi alla fine ti lascia morto sul terreno oppure senza tetto. Per cui il titolo di proprietà è una fonte di conflitti, è una fonte di guerre, è una fonte di sangue. Gaddafi aveva fatto lo stesso. Gaddafi nel 79 aveva distrutto tutti i titoli di proprietà della Libia. Cosa volevo dire questo? Che se tu volevi fare l'agricoltore in Libia sotto Gaddafi, ti davano un pezzo di terra, ti davano le sementi, ti davano il bestiame e ti garantivano l'occupazione fino a quando tu ne avessi avuto bisogno. Questo l'ho diffuso la NATO 3 anni fa, con i suoi bombardamenti umanitari. Questo. Ora, da qui si vede appunto l'importanza di tutto. Questo ha una ripercussione sulla questione della tassazione. Sì, infatti, come si collega, Silvano, la questione fondiaria con quella della tassazione? La questione fondiaria e quella della tassazione
si complementano ammirevolmente l'una con l'altra. Perché? Perché con l'idea di occupazione, ma non di proprietà, si deve pagare qualcosa. E si paga qualcosa precisamente a chi è l'autore dell'aumento di valore di una certa proprietà. Ora, chi fa aumentare il valore e il prezzo di un certo pezzo di terra non è il proprietario, è la popolazione che gli vive attorno. Questo l'abbiamo detto già nella cosa prima, ma lo ripetiamo, l'ho ripetita Juvent. Perché lavorando e facendo transazioni l'uno con l'altro fanno aumentare il valore di quella terra che sta nel mezzo. Ora, questo aumento causato dal non proprietario dovrebbe ritornare a chi l'ha causato, ma nel presente sistema va al proprietario. Per cui la speculazione fondiaria. Cos'è la speculazione fondiaria? Compri un terreno, aspetti 10 anni e lo rivendi a 10-20 volte il prezzo. Da dove viene quell'incremento? Non viene da te. Che diritto hai a intascarlo? Nessuno. Ecco perché Proudhon diceva la proprietà è un furto. In questo senso certo lo è. Non è un furto se è qualcosa che ho fatto io, la mantengo di proprietà, ma è mia. Ma nel sistema fondiario presente, la proprietà fondiaria è effettivamente un furto. Furto da chi? Dalla comunità che ha creato quel valore. Specialmente dalla donna. Perché le donne, creando gli individui e facendo aumentare la popolazione, sono quelle che causano l'aumento del valore di una proprietà. A loro andrebbe questo denaro, a loro dovrebbe andare questo sussidio per fare quello che la natura ha chiesto loro di fare, ma invece non lo si fa. Quindi la differenza tra Proudhon e Marx è questa. Esattamente. La differenza l'aveva individuato. Esattamente. Marx ebbe l'acume per la sua parte di nascondere questo fenomeno ai lavoratori, di nasconderlo. Così che i lavoratori credono che il nemico sia il datore di lavoro, il padrone, mentre invece è il terratenente, è il latifondista, è l'usuraio a cui il padrone convoglia i salari di chi, certo, di chi paga. Invece di convogliarli a chi lavora, li convoglia agli usurai e ai terratenenti che sfruttano tutti e due. Questa è la grande bufala, il grande inganno marxista. Fino a che punto incidentale poi lasciamo stare? No? Fino a che punto involontario lasciamo stare? Che non lasciamo stare? non leggiamo le intenzioni della gente. Certo. Ora, la tassazione, cosa dovrebbe essere l'imponibile? L'imponibile è giusto, equo e produttivo per lo Stato. Dovrebbe essere il valore sottratto dalla terra, il valore sottratto dalle risorse naturali, non solo la terra ma anche per esempio lo spettro elettromagnetico, e il valore sottratto dalla sovranità dello Stato. Chi sottrae lavoro, chi sottrae valore da queste tre cose, deve pagare, e deve pagare tasse giuste. Quanto più sottrae, tanto più paga. Non so, ma queste tasse non sarebbe solo giusta, sarebbe anche stimolante all'economia. Perché se chi ha un pezzo di terra per il quale paga, diciamo, di una certa superficie, per il quale paga 10, e accanto c'è un pezzo di terra della stessa superficie che tutti e due pagano 10, se uno costruisce qualcosa che vale 100, paga il 10% di tasse, e se uno non costruisce niente paga il 100% di tasse. Quindi stimola a sviluppare, a non vivere di speculazione. Quindi una tassa giusta, eminentemente giusta. Questa tassa già si applica, già esiste, ma non per le grandi proprietà, esiste per le auto. Quando si paga una quota di parcheggio per un'auto, effettivamente si paga per aver sottratto dall'uso pubblico una certa superficie. Per un'auto sono circa 10 metri quadrati. Quindi se uno paga 10 euro in un giorno, e paga 1 euro per metro quadrato per giorno. Se la stessa rata si applicasse agli edifici, considerandoli come
auto parcheggiate permanentemente, lo Stato potrebbe avere tutte le tasse che vuole, il governo potrebbe tutte le tasse che vuole semplicemente dall'imponibile del valore sottratto. Non ci sarebbe bisogno di tassare il valore aggiunto allo sforzo di chi lavora, perché quello è veramente un furto a mano armata. Bisognerebbe cambiare proprio il principio della tassazione. Deve cambiare. Le tasse presenti sono furti a mano armata da parte dello Stato. In Italia armata da 58.000 agenti della Guardia di Finanza che entrano e fanno e sfanno secondo criteri che non hanno niente a che vedere con la giustizia. E le quattro tasse, i quattro tipi di tasse che vengono usati sono non solo ingiusti ma alcuni sono anche assurdi. Tanto per cominciare, la tassa sul reddito è un furto di prodotto di chi lavora e colpisce la produzione. Certo. Colpisce la produzione. Le imposte indirette sono un furto ai poveri perché non gli permettono di permettere certe cose che sarebbe nel loro diritto comprare anche se hanno un reddito minimo. L'IVA è la più assurda di tutte, la più assurda, la più ingiusta e la più controproducente. Perché? Perché è una tassa sulle transazioni. Ma le transazioni che avvengono ogni giorno sono migliaia e migliaia. Se lo Stato dovesse fare tutto il lavoro, l'agenzia delle entrate dovesse fare tutto il lavoro necessario per coprire i costi di amministrazione di questa esazione, questi costi eccederebbero le entrate da dire lunga. Di questo se ne è accorsa la Spagna nel XVI secolo perché applicò la stessa tassa nei Paesi Bassi. Tanto per cominciare perdette i Paesi Bassi proprio per questo, ma poi si accorse molto presto che i costi di amministrazione eccedevano le entrate e quindi l'abbandonò. Cosa fa lo Stato moderno? Richiede l'IVA, che in certe volte è un mostruoso 20%, e impone il costo di esazione, impone il costo di amministrazione agli operatori economici. Esatto. Ottenendo due risultati negativi: uno, che devono lavorare di meno e produrre meno ricchezza, e due, che devono lavorare senza essere pagati, la schiavitù. Sì. Ora, questo è, da qualunque punto di vista lo guardi, assurdo, un controsenso. E infatti, quando introdussero l'IVA nel Kenya nel 1990, ci ebbe un calo nell'economia che durò 2 anni pieni, e lo si trova ancora oggi nelle statistiche. Immediatamente, subito, il che vuol dire che c'è una causa ed effetto immediati. Il quarto tipo di imposte sono quelle sulle transazioni internazionali, le dogane. Sì, le dogane. Ora, qui il problema è un altro. Il problema è che quando si liberalizza un certo articolo di importazione, si lascia entrare nel paese non solo l'articolo, ma anche la legislazione del lavoro del paese esportatore. Ecco perché i salari europei vanno riducendosi a quelli dei cinesi, perché i cinesi lavorano in regime di schiavitù e se non lavorano li fucilano, non è che li mettono dentro, eccetera, li mettono su un ponte e li vanno fuori. Questo è successo non so quanti anni fa, quindi lavorano in regime di schiavitù, in regime di oppressione. Ci sono anche, c'è una lettera introdotta da un lavoratore cinese di uno di questi low guy, sono campi di concentramento praticamente, in un giocattolo, scritto in un povero inglese, ma che il compratore in America trovò in quell'articolo che aveva comprato. E questo gli diceva: caro acquirente di questo giocattolo, e esponeva la situazione penosa, la situazione disgraziata in cui era stato costretto a produrre in questi campi di concentramento cinesi. Questa è la situazione. Per cui il sistema non è il sistema che va riformato, è il principio che va riformato. Chiarissimo. E riformando il principio si ottiene una distribuzione di ricchezza più equitativa e quindi più giusta. E la gente non ha bisogno di scialare, ma ha bisogno di vivere bene, di vivere senza preoccupazioni per il futuro e senza dover lavorare come uno schiavo per quello con cui lavoro oggi.
Quindi cambiare i principi di tassazione comunque richiederebbe prima mettere mano alla questione fondiaria. Ma come è la questione fondiaria? Poi, per esempio, se Mussolini avesse risolto la questione fondiaria... Perché neanche lui l'ha risolta. No, non l'ha risolta. Se l'avesse risolta, non avrebbe dovuto mandare a farsi ammazzare soldati in Etiopia, a ammazzare 100.000 etiopici per trovare un posto al sole. Che c'entrava? Certo. Avrebbe avuto risolvere la questione fondiaria qui. Un altro esempio. Vi ricordate la Pascoli, la cavallina storna? Chi era colui che non ritorna? Era l'amministratore di Torlonia, delle grandi tenute del principe Torlonia. Chi decise di uccidere quella persona, il padre di Pascoli? Non si sa. Il delitto è rimasto impunito fino ai nostri giorni. Ma sicuramente fu per qualche questione che avesse avuto con la proprietà del terreno. Cosa era successo? Non lo so. Certo è che il padre di Pascoli lavorava per conto del terratenente, per conto del latifondista, e ci fu chi si vuole prendere una rivincita ed ammazzarlo. Quindi fatti di sangue, anche qui. E la cosa si ripete costantemente in qualunque parte del mondo dove il titolo di proprietà governa la questione fondiaria. Si ripete in India, in Irlanda. Cosa costrinse gli irlandesi a emigrare negli anni 1840-50 per gli Stati Uniti? Questa è la questione fondiaria. E meridionale? Finiamo la prima l'Irlanda. Sì, sì. L'Irlanda quindi esportava derrate, esportava grano all'Inghilterra e altri mercati europei, mentre i contadini irlandesi morivano di fame. Perché? Perché erano stati ridotti a coltivare appezzamenti di terra assolutamente insufficienti per sostenere la loro salute, eccetto coltivando la patata. La patata li sosteneva, perché la patata è un cibo praticamente completo. Però nel 1840 venne la peronospora dalla patata. Ai ai. E la peronospora si portò via, perché l'Irlanda è come clima è al limite della coltivazione della patata. La patata è una pianta montana, sulle montagne viene benissimo. In Irlanda viene bene perché c'è freddo, ma è a livello del mare. Quindi quando la temperatura minima raggiunge i 15 gradi, la peronospora attacca, e attacca tutte le parti della patata, attacca il tubero, le foglie, le radici, tutto. E il raccolto effettivamente venne distrutto. Quindi gli irlandesi morivano di fame. Perché non gli si dava il cibo che l'Irlanda produce? Perché non gli dava grano, terratenente, eccetera? Perché i terratenenti protestanti pretendevano che per dargli queste cose dovessero passare al protestantesimo. E gli irlandesi, fedeli alla loro fede cattolica, preferirono morire di fame o emigrare negli Stati Uniti piuttosto che arrendersi. Sottostare al ricatto. Sottostare al ricatto. Ecco, c'è chi ancora oggi ha la svergognatezza di dire che l'Irlanda dovette esportare tutta quella popolazione perché era sovrappopolata. Pensa un po'. Ma lo si ripete anche nei libri di testo, una menzogna del genere. Ma le menzogne le menzogne proliferano. No, oltre l'Irlanda c'era un altro paese che stavamo considerando. Ma c'era il Sud Italia, che cosa accade in Sud Italia dopo l'occupazione? Esattamente. Nel Sud Italia succedettero due cose. Prima, il regime burattiano dei primi del XIX secolo, che effettivamente coprì ai terratenenti siculi e meridionali il titolo di proprietà. È come dare a mangiare al leone sangue umano, no? E questi si invogliarono, però quando venne la repressione con Ferdinando II, il governo recuperò da questi territori qualcosa come 150.000 mogge, adesso non ricordo quant'è una moggia di terreno da questi territori, e ristabilì il demanio. Il demanio napoletano era un sistema feudale, però riformato dal diritto napoletano, ed era un sistema di proprietà comune dove chiunque volesse coltivare il terreno aveva in affitto un pezzo di terra e lo coltivava e sopravviveva, non scialava, ma non moriva e non doveva emigrare. All'arrivo del dominio piemontese nel 1860 la cosa cambiò dal giorno alla mattina. Certo. Dal giorno alla mattina
e gente che prima viveva si vide morire di fame e dovette emigrare. Perché cosa accade con... E dove la proprietà privata, cioè tutti i grandi terratenenti acchiapparono le proprietà da dove potevano e applicavano gli stessi principi. Cioè, se vuoi lavorare per me, devi contentarti di tanto, se vuoi affittare da me, mi devi pagare tanto. Lo stesso principio, massimizzare l'affitto, minimizzare i salari. Lo stesso principio. Sempre e dovunque, la stessa causa ha gli stessi effetti dappertutto. Quindi Henry George aveva visto bene, ha visto bene anche Gesell. Gesell e George avevano visto bene, allora, precisamente. Leone XIII commise questo. Leone XIII non si può, Leone XIII non era né economista, né scienziato, né uomo di scienza, eccetera. Un papa non è mai migliore dei suoi consiglieri. E se i consiglieri non capiscono o non vogliono capire o fanno parte di qualcos'altro, naturalmente non lo fanno capire, non lo si può biasimare a Leone XIII. Infatti qui c'è tutta un'altra storia, ma non vale la pena raccontarla. La prima cosa che fece Leone XIII dopo l'enciclica fu di stabilire finalmente la rappresentanza pontificia negli Stati Uniti. Nunzio degli Stati Uniti fu quello che sarebbe diventato il cardinale Satolli, il quale andò là a togliere la scomunica da un prete, Monsignor McLean, perché aveva secondato Henry George nella questione fondiaria. Ma questo è un altro episodio lungo che varrebbe forse la pena raccontare. Bene, abbiamo affrontato due questioni veramente chiave di cui non si parla. Quindi la questione appunto fondiaria, a cui segue un diverso principio di tassazione basato proprio sulla soluzione della questione finanziaria. Quindi di tante cose di cui si parla oggi probabilmente si parla di un po' di aria fritta. Questa è una questione scomoda di cui non si deve parlare. Tu ci hai anche raccontato degli episodi storici di paesi che avevano in qualche modo anzi affrontato la questione finanziaria e la questione fondiaria. Come è andata? Che cosa è successo? Mi pare che in Zambia ancora è in atto questo tipo di, sì, questo io tipo direi di che Zambia gestione è... fondiaria. Direi che Zambia è il leader mondiale in questo, che non ho visto lo stesso principio applicato in altre parti, potrei sbagliarmi, ma come l'ho visto io in Zambia le cose vanno benissimo. E questa è un'altra cosa di cui non si parla. Non si parla. Va bene, ti ringrazio ancora Silvano, vedo che anche qua ci sia tantissimo materiale su cui veramente, veramente riflettere. Io non avevo mai pensato, lo dico proprio con grande schiettezza, alla questione fondiaria di come è stata posta. Ho letto anche Proudhon da ragazzo, ma non l'avevo capito evidentemente. Ricordo solo che Bettino Craxi aveva in qualche modo riscoperto Proudhon. Poi non so che cosa sia successo dopo, ma se ne discusse almeno all'interno del partito e anche fuori per diverso tempo. Bene, grazie Silvano, alla prossima ovviamente.